Questo è spiegato anche nel file. Il microfono registra le sovra e le sottopressioni e alle estremità aperte la pressione non varia, ci sono i nodi di pressione perché l'aria si può muovere e quindi rimane la pressione atmosferica. Invece alle estremità chiuse, ma lo vedremo meglio dopo quando faremo la seconda parte, ci sono gli antinodi di pressione perché l'aria viene schiacciata e rarefatta dal movimento oscillante delle particelle d'aria vicine. Comunque lo vediamo meglio dopo questa seconda parte. Ora notiamo che l'armonica fondamentale, come già sappiamo, ha una lunghezza d'onda che è il doppio della lunghezza del tubo, la stessa cosa che accadeva per la corda tesa. La lunghezza d'onda lambda 1 della fondamentale era due volte L, cioè due volte la lunghezza della corda, e qui è due volte la lunghezza del tubo. Siccome il nostro tubo è lungo un metro esatto, la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale è 2 metri. Notiamo anche, sempre per l'armonica fondamentale, che la distanza che c'è tra un antinodo che sta al centro, un antinodo di pressione, d'ora in poi parlerò sempre della pressione e non dello spostamento delle molecole d'aria, quindi la distanza che c'è tra l'antinodo di pressione che sta al centro, che oscilla su e giù, e i nodi di pressione che stanno all'estremità, questa distanza è un quarto di lunghezza d'onda. E infatti è questa qui, un quarto di lunghezza d'onda, è indicato anche qua lambda quarti, sarebbero 50 cm. Tutto quello che abbiamo detto finora vale per l'armonica fondamentale, numero armonico n uguale a 1. Come sappiamo, noi possiamo riconoscere di quale armonica si tratta contando gli antinodi. Ha un massimo, qui l'ho chiamati massimi, in realtà forse è meglio chiamarli antinodi. C'è un antinodo di pressione al centro e quindi questa è l'armonica fondamentale o prima armonica. Passiamo adesso alla seconda armonica. Come facciamo a realizzare la seconda armonica? Dobbiamo mandare con l'altoparlante una frequenza doppia rispetto all'armonica fondamentale. Non abbiamo detto qual è però la frequenza dell'armonica fondamentale, lo diciamo adesso. Come al solito, per le onde stazionarie, facciamo sempre così, utilizziamo la formula della velocità, lambda per f, facciamo la formula inversa, troviamo la frequenza. In realtà noi già sappiamo quant'è la velocità del suono che si propaga nell'aria dentro il tubo di Kunt, è la velocità del suono in aria, sono 340 metri al secondo. Siccome la lunghezza d'onda è di 2 metri, 340 diviso 2 fa 170 Hz. Dunque ora sappiamo che l'armonica fondamentale ha la frequenza di 170 Hz, la seconda armonica quindi 340. E la terza armonica la otteniamo mandando dentro, con l'altoparlante, una frequenza di 510 Hz, il triplo di 170. Ecco quindi la conferma che non tutte le frequenze che uno manda con l'altoparlante sono buone per risuonare nel tubo e diventare onde stazionarie. Sono buone soltanto le multiple intere di 170 Hz. E dopo questo lo verificheremo con l'esperimento. Sappiamo anche che la seconda armonica ha una lunghezza d'onda che è metà della prima, come si vede dal confronto di queste due figure. Questa è mezza lunghezza d'onda della prima, questa è mezza lunghezza d'onda della seconda armonica. E che la terza armonica ha una lunghezza d'onda che è un terzo della prima. Quindi le frequenze diventano il doppio, il triplo, il quadruplo, e le lunghezze d'onda diventano la metà, un terzo, un quarto e così via. Tutte cose che già sappiamo dallo studio delle onde stazionarie. Come sappiamo, vediamo anche che la seconda armonica presenta due antinodi di pressione. Ricordiamo che queste rosse sono le oscillazioni della pressione, quindi le sovra e le sottopressioni. Questo è un antinodo, questo è un altro. La terza armonica ha tre antinodi di pressione, 1, 2 e 3, rappresentati qui con le M maiuscole, 1, 2 e 3 antinodi. Perciò il tubo di Kunt, che ripetiamo è una colonna d'aria, si comporta esattamente nello stesso identico modo di una corda, con l'unica differenza che la corda fa oscillazioni trasversali e invece l'aria nel tubo fa oscillazioni longitudinali. Ma le sovra e le sottopressioni si comportano esattamente come i nodi e gli antinodi di una corda. Poi notiamo anche che la distanza fra un nodo e un antinodo, qui per esempio c'è un antinodo, qui c'è un nodo, qui c'è un antinodo, sempre di pressione intendo, è di nuovo lambda quarti. E lo stesso accade con la terza armonica. Nodo, antinodo, nodo, antinodo, la distanza è sempre lambda quarti. Chiaramente è una distanza che diventa sempre più corta perché la lunghezza d'onda diventa più corta. Qui dovrei scrivere lambda 1,
quarti, qui lambda 2 quarti, lambda 2 è la metà di lambda 1, qui dovrei dire lambda 3 quarti, lambda 3 è un terzo di lambda 1. Comunque, la distanza fra nodo e antinodo è lambda quarti e la distanza fra, io l'ho chiamato due massimi, due antinodi, la distanza fra due antinodi, per esempio da qui a qui, come si vede bene, è esattamente mezza lunghezza d'onda. Come anche qui, la distanza fra due antinodi, questo e questo, questa distanza è esattamente mezza lunghezza d'onda. Perché è importante sapere che la distanza fra due antinodi vicini è mezza lunghezza d'onda e fra nodo e antinodo è un quarto di lunghezza d'onda, come indicato qui? È importante perché l'esperimento di Kundt, oltre a darci l'evidenza dei nodi, gli antinodi, quindi dell'esistenza delle onde stazionarie, e questo è il primo motivo per cui si fa, cioè far vedere le onde stazionarie in una colonna d'aria, però come seconda cosa ci permette anche di calcolare la velocità del suono in aria, perché la frequenza la conosciamo dal valore indicato sul generatore di suoni, di segnali elettrici. Quindi questa la leggiamo direttamente sul display dell'apparecchio che manda le onde sonore, la frequenza. La lunghezza d'onda invece la misuriamo direttamente con il microfono. Infatti noi con il microfono andremo avanti e dietro lungo il tubo e andiamo a segnare le posizioni precise dove troviamo i nodi e gli antinodi. Quindi misuriamo lambda quarti oppure lambda mezzi se prendiamo le misure fra due antinodi, quindi alla fine risaliamo a lambda. Dunque, abbiamo la frequenza come lettura diretta dall'apparecchio generatore di suoni, abbiamo la lunghezza d'onda attraverso le misure di lambda mezzi e lambda quarti fra antinodi, nodi e così via, e il prodotto ci dà la velocità del suono. E questo è quindi il terzo esperimento che ci dà la possibilità di misurare la velocità del suono in aria. I primi due esperimenti ricordiamo che erano Ebb e Quink. Qui abbiamo una tabella riassuntiva che ci mostra tutte le armoniche, cioè i modi risonanti. L'armonica fondamentale, corrispondente a n uguale a 1, ha un solo antinodo di pressione nel centro, qui rappresentato con questa striscia rossa, e ha due nodi di pressione agli estremi. La sua lunghezza d'onda, di questa onda stazionaria fondamentale, è 200 cm, 2 metri, e la sua frequenza è 170 Hz, come abbiamo già visto. La seconda armonica, riconoscibile dai due antinodi, la terza armonica dai tre antinodi e così via, per esempio la settima armonica riconoscibile da 7 antinodi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che il microfono, quando scorre dentro il tubo di Kundt, è in grado di riconoscere. Le lunghezze d'onda diventano via via sempre più piccole, quindi 200 cm, 100 cm, 67 cm sarebbe un terzo di quella fondamentale, di 200, 28,6 cm è un settimo, visto che è la settima armonica, è un settimo di 2 metri. Le frequenze invece sono le multiple intere, 170, 340, 510 e questa è 7 per 170. Il settuplo di 170 Hz è la frequenza della settima armonica. Qui è riportato un esempio di come si può eseguire questo esperimento, che ricordiamo è solo la prima parte, quando il tubo è aperto a entrambe le estremità. Si può fare per esempio così: si sceglie di lavorare intorno a una frequenza arbitraria, per esempio 1000 Hz, una frequenza che probabilmente non è di quelle risonanti. Facciamo finta per un attimo di non conoscere quali sono le frequenze risonanti. 1000 Hz non c'è, comunque non lo sappiamo. Allora noi immaginiamo che 1000 Hz non sia per forza una frequenza risonante. Dopodiché andiamo a regolare finemente la manopola della frequenza per vedere qual è la frequenza risonante più vicina, cioè andiamo alla ricerca di una risonanza, la capiamo dal fatto che il microfono registra dei massimi di intensità di pressione dell'aria, e quindi andiamo alla ricerca di una risonanza, di una frequenza risonante intorno ai 1000 Hz, e per esempio la troviamo a quasi 1,2 kHz, cioè quasi 1200 Hz, e noi immaginiamo di non sapere che a 1190 c'è la settima armonica, facciamo finta che non lo sappiamo, e vediamo però che il microfono registra una risonanza, riconosce una risonanza intorno a 1200 Hz. Allora, per capire che armonica è, noi facciamo scorrere il microfono per tutta la lunghezza
del tubo e andiamo a vedere quanti antinodi di pressione misura. E ne riconosce 7, quindi deduciamo che è la settima armonica. Poi magari andiamo a controllare e vediamo che effettivamente appena prima di 1200 Hz c'è appunto la settima armonica risonante.